Successo replicato a distanza di un anno per il gruppo Zante Anversa Iapasseri, che si aggiudica la vittoria nella 19ª edizione della Giostra Cavalleresca d'Europa e della 13ª edizione della Giostra dei Borghi più belli d'Italia andata in scena in Piazza Maggiore. A conquistare il palio di quest'anno Alessandro Scoccione, che in gara contro il sestiere di Porta Manaresca, i debuttanti del Canada e il Borgo di Villalago, ha vinto con 3 botte, 8 punti e un tempo di 30 secondi e 52 centesimi, contro le 2 botte e 5 punti in un tempo di 30 secondi e 46 centesimi dell'avversario. Sì, diciamo, faticata più che meritata. Poi alla fine, ecco, i risultati si vedono. Tanto allenamento e tanta fatica. Molte emozioni, non pensavo che la cavalla è nuova, è da poco che ce l'ho, non pensavo che andasse così bene, invece mi ha sorpreso sempre di più. E ecco, altro non c'ho, il segreto è allenarsi comunque. Siamo molto contenti, anche perché abbiamo bissato il successo dello scorso anno. E ci tenevo in maniera particolare perché i legami con Anversa degli Abruzzi e l'isola di Zante sono straordinari. Un corteo ha attraversato la città prima delle gare, con ospiti di eccezione provenienti da tutta Europa. Prezza ha partecipato con la rievocazione di Malmozzetto. Tra gli altri partecipanti al corteo anche una delegazione extraeuropea, i canadesi, e gli scozzesi nei loro costumi tipici. Tra il pubblico anche il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, in costume storico, e gli amministratori di alcuni dei borghi più belli d'Italia, oltre alla presenza dell'europarlamentare Aldo Patriciello, accanto al presidente onorario della giostra Domenico Taglieri. Una manifestazione che veramente merita un palcoscenico internazionale, perché è coinvolgente, è una manifestazione veramente da far apprezzare a tutti, per cui la presenza mia stasera è quello di assumere l'impegno di stare vicino agli organizzatori, di dare visibilità e di fare tutto quello che è nelle mie possibilità per dare maggiore maggiore presenza internazionale, portare questa iniziativa nelle istituzioni europee per farsi ricogliere maggiormente per i prossimi anni qualcosa di più forte. La vittoria di Anversa insieme a Zante e a Iapasseri è una cosa bella, importante e che unisce il comprensorio, l'Italia e l'Europa. Gli sbandieratori del sestiere di Porta Bonomini hanno sfilato in corteo a bandiere listate a lutto e a Mainate per la scomparsa di Ernestina Di Cioccio, un'attiva collaboratrice.